Mr. Brian Simpson, coordinatore europeo delle autostrade del mare. Esistono grandi progetti europei che devono essere tradotti in azioni concrete. Come fare? Do you have great European projects which need to be translated into concrete actions? How can you translate from projects into real actions? Well, by working together and by taking the different projects that we have. There's Wider Moss here and there's other Moss to Moss and so on, and we work them all together to try and get that cohesive flow across all the maritime sector. Cioè, facciamo lavorando assieme in modo di essere completamente uniti e coesi per traslare proprio questi progetti in attività concrete e reali, quindi con l'unione e con la coesione a livello europeo. Mr. Simpson, la normativa europea riguardo alle autostrade del mare è cambiata negli anni. Quali sono i nuovi traguardi che sono stati fissati? Our new targets, we have three priorities. Abbiamo tre priorità per quanto riguarda i nostri target. We have the environment, l'ambiente, which means alternative fuels, che vuol dire combustibili alternativi, soluzioni energetiche alternative, questo vuol dire LNG and methanol, il gas metano, ovviamente liquefatto, per esempio, o altre cose. We have maritime in the logistics chain. Abbiamo cambiamenti a livello di catena distributiva e logistica, where we want to develop the maritime interest from the port into the full logistic chain from producer to consumer. Quindi vogliamo passare dalla parte, diciamo, prettamente inerente al porto, alla produzione e al consumatore, quindi tutti gli aspetti della catena distributiva e produttiva, nessuno escluso, tutti coinvolti. And then we have the safety, the human element. E poi abbiamo la sicurezza per quanto riguarda proprio le persone, gli esseri umani. Which came about really as a result of the Costa Concordia, etc. And we wanted to get the priorities right, that the authorities knew how to deal with such a disaster in future. E soprattutto per gestire la questione di grandi incidenti oppure disastri che possono presentarsi in seno delle varie strutture o operazioni portuali. Questo vuol dire la sicurezza per il prossimo futuro. Quindi queste priorità che ho elencato. Mr. Simpson, un'ultima domanda. Wider Moss è una sfida che l'Europa deve affrontare. La Spezia è un esempio da seguire. Is La Spezia an example to follow in the future ahead? What do you think of this? Oh, La Spezia is definitely definitely something to follow. Sicuramente, senza ombra di dubbio, un esempio da seguire. Senza ombra di dubbio, La Spezia. They've taken Wider Moss and they really have run with it, and along with Lichoins, Rostock and other ports, and they've made it work. And this is what we want to see. We want to see the stakeholders taking these things and making them work, and we'll support. Sicuramente La Spezia è un grande esempio, perché ovviamente si è sempre sentita parte integrante di questo progetto, anche con i porti tedeschi, Rostock, diciamo, ha sempre dato l'esempio, e sicuramente quello che vogliamo che facciano gli altri è proprio quello che La Spezia ha fatto, quindi tradurre in azione fattiva, concreta, quello che è stato postulato a livello di progetto Wider Moss. I'd like to say, if all the projects were as well run as Wider Moss and all were as keen to be involved as La Spezia, Lichoins and Rostock, I wouldn't have any problems. Quindi ovviamente se le cose verranno proprio con questa falsa riga, ovviamente se La Spezia farà fronte ai cambiamenti che ha dovuto affrontare, come faranno, spero altresì gli altri progetti, sicuramente il progetto andrà a compimento in piena sicurezza e con grande soddisfazione di tutti. Thank you so much, Mr. Simpson.